Grazie professore Brignani, adesso è il momento di, di andare avanti con il primo panel, eh, apriremo un'altra finestra perché si parlava di pandemia, della discontinuità e la pandemia ha aperto nuovi scenari e ha chiesto alle attività produttive anche di percorrere nuove strade. E noi parleremo adesso anche di, di alimentazione, di produzione alimentare, lo faremo in questo prossimo panel che verrà condotto da Luigi Consiglio che invito sul palco, Presidente Gea ed eccellenze di impresa eh, così ci anticiperà Buon, buongiorno. Ciao Paola. Allora, apriamo un altro scenario adesso. Apriamo un altro scenario, eh, ma ci riallacciamo allo scenario precedente perché reduce da Villa Miani col convegno internazionale sul forum internazionale dell'agricoltura Denis Prandini ha il Covid. Ecco. Quindi con febbre sintomatico. Quindi ci ha telefonato stamattina che non solo non riesce a essere presente, ma non riesce nemmeno a collegarsi perché non ha più voce. quindi gli Facciamo i migliori auguri visto che ci eh, stanno seguendo auguri, anche via streaming. Collegato e, lo e lo ringraziamo per l'attenzione che ci ha dedicato in questi anni. E eh, diciamo abbiamo eh, invitato il presidente di coldiretti Diretti Verona eh, con cui. Eh, Svolgeremo questo, questo ragionamento. Eh, da ogni anno noi abbiamo dedicato una parte importante del Festival del futuro alla comprensione eh, dello scenario alimentare futuro. Adesso ci sono state, eh, il nostro mondo ha attraversato delle fortissime discontinuità e quindi vogliamo capire come ci dobbiamo organizzare per evitare che queste discontinuità ci condizionano ci condizionino proprio nei prossimi anni. E lo faremo insieme a Dennis Pantini, responsabile di Nomisma, che è un, un grande studioso di una società di ricerche. Benvenuto Dennis, accomodati. Eh? Eh, lo faremo con Mauro Fanin, presidente di Serial Docs, Cereal da Vicenza, Docs. una delle più importanti aziende di ingredienti italiane. Lo faremo con Pierluigi Bolla. Benvenuto, Mauro. P Presidente di Valdo, azienda leader italiana ed europea del Prosecco. Hai visto le slide? Sì. Di Valdo Biadene. Lo faremo con Paolo De Castro, che è con noi dall'inizio, parlamentare okay. europeo, due volte ministro. Vicepresidente della Commissione Agricoltura dell'Unione Europea, Io e lo mi faremo intanto, e come vi dicevo, con Alex Vantini, presidente di Coldiretti diretti Verona, vi lascio al vostro panel. Benvenuto. Mi siedo qui? Perfetto. Mi siedo con voi. Allora, due parole sul tema. Uh, dal 2000, dal Covid, diciamo, il Covid ma non solo il Covid, hanno rappresentato una discontinuità molto importante nella filiera di produzione del, del, degli, e di distribuzione degli alimenti, dell'industria alimentare mondiale. Un po' perché si sono chiusi i supermercati e quindi si sono chiuse le persone in casa e non si poteva più comprare, un po' perché le persone hanno svuotato... Tutti gli scaffali dei supermercati e quindi c'è stato un problema di eccesso di richieste alla quale l'industria non era pronta a rispondere. Successivamente ci siamo accorti: scusatemi se ve lo racconto in maniera molto semplice, ma visto che l'avevo detto, ci siamo accorti che avevamo lasciato la logistica in mano a pochissimi operatori, molto concentrati, in una sorta, lo dico piano, di cartello. Quindi la logistica, soprattutto la logistica. Di, di trasporto delle navi era nelle mani di pochissimi, che hanno approfittato di questo rialzo delle materie prime per moltiplicare per 3-4 volte le tariffe. Ci sono stati blocchi dei porti, si è fatta un'enorme fatica a distribuire la merce attraverso l'oceano e ricevere la merce, quindi la filiera è andata in crisi. Stiamo parlando dei primi mesi del Covid. Successivamente abbiamo avuto un incremento di costo delle materie prime. Di nuovo sto parlando del Covid, non della guerra. Fate attenzione a questo passaggio perché è molto importante. Perché i cinesi, per dei motivi che sono ancora non chiari, hanno fatto una scorta pari al 100% dello stock medio di materie prime alimentari di tutto il mondo. Hanno deciso di sovrastoccarsi di materie prime, quindi hanno comprato tutto quello che c'era, generando ripeto 2021, un incremento delle materie prime due, tre volte tutte le materie prime. Non si riuscivano più a trovare uova, non si riusciva più a trovare pollo, non si riusciva più a trovare maiale. L'industria alimentare ha cominciato ad essere in forte difficoltà. Tutto questo prima della guerra. Immaginatevi poi che il 24 febbraio 2022 scoppia la guerra. La guerra ha un effetto di dichiarazione, ha un effetto molto complesso. Perché le persone dicono: Ma l'Ucraina e la Russia sono il granaio d'Europa. Adesso come si fa? Via i prezzi del grano, via l'accaparramento, via la speculazione, cioè succede una, una, una crisi di disponibilità delle materie prime che ha messo ulteriormente in ginocchio tutte le filiere. Ora, se tenete conto che le, questi stessi problemi hanno intaccato anche le altre industrie, quindi l'industria high-tech, che era completamente globalizzata, se prendete un'azienda come Apple, ha centri di, di, di sviluppo prodotto e fabbriche in Cina, in Corea, un altro pezzo, in Giappone, negli Stati Uniti, è sparpagliata per il mondo. Nel momento in cui questi sono andati in crisi, hanno fatto una... Una parola che dobbiamo usare, che è diventato un, un simbolo, che è il reshoring, cioè riportare vicino casa questi centri tecnologici e queste competenze. Devo dire a beneficio principalmente dell'occupazione high tech, quindi con un certo beneficio, ma si sono attrezzati rapidamente. Seconda sono state le macchine utensili. Terzo è stato l'automotive, che ha spostato presso di sé tutto eh, l'indotto, quello che si chiama indotto. Ora, la tematica che vogliamo affrontare, dopo l'analisi di Dennis, è esattamente il reshoring per l'industria agroalimentare, ovvero sia come l'industria alimentare potrà ripensare le proprie filiere di approvvigionamento e i propri mercati di destinazione, quindi quello che chiamiamo la supply chain complessiva, in funzione dei potenziali rischi e quindi come faremo a cercare degli approvvigionamenti che siano liberi da rischi geopolitici o da rischi di cartello della logistica e quindi come possiamo fare a portarli più vicini a casa nostra e più eh, diciamo, prossimi che sarà Italia con le condizioni che vedremo con Coldiretti che saranno paesi limitrofi, paesi con cui abbiamo dei buoni rapporti politici di medio lungo termine questa è la mia introduzione, ora lascio la parola a Denis per illustrarci dal punto di vista di Nomisma l'analisi di quello che io ho detto in maniera eh, un po' eh, forse sommaria. Grazie, no, anzi assolutamente. Beh, buongiorno a tutti, io parto proprio da queste considerazioni che faceva Luigi, nel senso che con la mia relazione cercherò di mettere un po' in riga tutti questi numeri e soprattutto farvi vedere dove sono le difficoltà oggi nell'incrementare l'indipendenza delle filiere eh, agricole e alimentari a livello nazionale e soprattutto quali sono diciamo così, gli elementi strutturali che... Eh, o costituiscono appunto delle limitazioni. Io inizio innanzitutto eh, per capire questa nuova globalizzazione, quali sono gli attori principali che eh, competono all'interno di questo scenario globalizzato. Allora, se guardiamo quelli che sono poi po' i fatturati o scusate le esportazioni e le importazioni dei principali attori a livello globale, noi abbiamo un'Unione Europea che rappresenta il primo eh, attore eh, globale eh, per esportazioni agroalimentari e il terzo invece per importazioni. Eh, guardandolo dall'altro punto di vista, quindi dal, da chi acquista prodotti alimentari e agricoli, c'è appunto la Cina, un po' come diceva adesso Luigi, che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, tant'è vero che è il primo eh, paese che importa eh, un valore eh, per prodotti agricoli e alimentari vicino ai 180 mm, miliardi di euro. L'Italia, vedete questa classifica, eh, ovviamente scorporata dall'Unione Europea, rientra comunque tra i primi dieci. Noi siamo sostanzialmente esportatori di prodotti alimentari trasformati, mentre importiamo in larga parte eh, prodotti agricoli. Qui vedete quello che è accaduto negli ultimi dieci anni dal punto di vista delle esportazioni. L'Unione Europea è cresciuta con un valore di circa un incremento del 59%, più o meno gli Stati Uniti hanno fatto uguale, la Cina è cresciuta un po' di più. Però la Cina nel complesso delle esportazioni agroalimentari mondiali ha un peso sostanzialmente eh, diciamo, non così rilevante, pesa per circa un 4,4%. Diverso è il caso nelle importazioni. Eh, proprio in virtù di questo ultimo anno, dove la Cina ha, ha fatto scorta e ha, si è accaparrata gran parte, soprattutto di cereali e di semi oleosi, che sono i due eh, prodotti per i quali importa tantissimo dagli altri paesi mondiali, eh, la Cina è arrivata a superare anche gli Stati Uniti come principale eh, paese acquirente di prodotti agroalimentari. Le crescite sono state importanti anche per l'Unione Europea e per gli Stati Uniti, ma vedete, per la Cina in dieci anni. La crescita è stata tre volte tanto quello che era il livello del 2011. Tant'è vero che la quota della Cina sul mondo è passata da un 5,4 al 10,9%. Sono numeri impressionanti, numeri molto importanti, perché danno anche l'idea di come questi valori hanno un impatto diretto anche sulle quotazioni internazionali dei prodotti e dei commoditi alimentari uno spostamento di domanda dalla Cina verso altri paesi genera in tutto il mondo una crescita o una volatilità dei prezzi molto spesso incontrollata. Cosa ha fatto l'Italia? L'Italia, ehm, guardando questo grafico che adesso vi spiego un po' nel dettaglio perché ho messo in comparazione diverse variabili, ha avuto una bella crescita anche per il proprio export agroalimentare. In dieci anni siamo cresciuti di quasi il 70%. Eh, ho voluto mettere in confronto però non solo l'aumento delle esportazioni, ma anche delle importazioni mettendole a confronto con quella che è l'andamento della produzione agricola con i consumi interni. Perché ho fatto questo? Perché andando a fare una semplice analisi di correlazione lineare eh, con un di reminiscenza di matematica degli studi passati, eh, ho messo a confronto alcune variabili dove si vede che la correlazione lineare è tanto forte nel momento in cui si analizzano le variazioni tra export e import. Cioè. Prendete la, la prima, il primo dato, export su consumi, correlazione lineare bassissima, cosa vuol dire? Fondamentalmente non è che l'export si muove al pari di come si muovono i consumi interni, un tempo si pensava che se calano i consumi in Italia allora le aziende devono cercare di trovare mercati di sbocco all'estero, no, in realtà oggi non è così, ci sono mercati che sono dedicati esclusivamente all'export e quindi le imprese si muovono in maniera indipendente. Secondo confronto, import su produzione. Anche qui la correlazione cresce, ma non è altissima. Cosa vuol dire? Non è che importo perché magari produco meno internamente. Dove è molto forte invece è export con import? Qui c'è una correlazione quasi perfetta: aumento l'export, aumenta l'import e viceversa. Perché questo? Per un motivo molto semplice: perché noi abbiamo tante filiere agroalimentari in Italia che non sono autosufficienti. Cos'è l'autosufficienza? Un semplice rapporto: quanto produco, quanto consumo. Se l'autosufficienza non è uguale a 1 o uguale a 100 vuol dire che sono in deficit, ho bisogno di prodotto agricolo e alimentare dall'estero per poter soddisfare i miei consumi. In questo grafico vedete che le uniche filiere che superano la linea verde di autosufficienza sono il vino, la frutta, la carne avicola, agrumi e ortaggi sono vicino all'autosufficienza ma tutto il resto è deficitario, quindi l'Italia ha bisogno di importare prodotti agricoli e alimentari. Al di fuori del proprio paese. Che lo e questa globalizzazione che cosa ha fatto? Beh, per quanto riguarda l'export, diciamo il, il nostro paese esporta eh, un po' in tutto il mondo, però ci sono alcune aree dove il peso è ancora più rilevante, è sicuramente il mercato unico europeo, che assorbe il 54% delle nostre esportazioni alimentari, e molto importante anche il Nord America, con Stati Uniti e Canada che pesano per un circa 16%. Dal lato delle importazioni, anche qui il mercato unico europeo è fondamentale per, le nostre, per i nostri acquisti di prodotti agricoli, in particolare di cereali, ma altrettanto importante è il continente americano. In questo caso un ruolo più importante ce l'ha il Sud America con il Brasile in testa che eh, è responsabile diciamo così, del 14% delle nostre importazioni agroalimentari. Vediamo però nel dettaglio da chi dipendiamo per le singole filiere. Qui vi riporto quelli che sono i principali prodotti di cui l'agroalimentare italiano ha bisogno. In primis il grano duro, grano duro che per un 22% arriva dall'Unione Europea, mentre per tutto il resto è di provenienza extraeuropea. Ripensando un po' le parole che diceva Luigi, eh, il fatto che la guerra ha, ha reso più difficile gli approvvigionamenti e eh, portato a un ripensamento anche delle catene di fornitura, guardando quelli che sono i nostri paesi amici, beh, se guardate il primo grafico, fondamentalmente ci dice che. Quello che non compriamo dall'Unione Europea lo compriamo comunque dal cosiddetto blocco occidentale. Canada in primis, Stati Uniti ma anche Australia. Quindi fondamentalmente c'è un 8% di quantità di importazione di grano duro che invece è più soggetta a rischio di mercato sul grano tenero qui l'Unione Europea ci dà una grossa mano, soprattutto l'Ungheria e la Francia, perché vedete l'84% di tutto quello che importiamo arriva dal mercato unico europeo e la stessa cosa anche sul mais, dove però qui c'è un paese che è un po' più importante ed è la questione dell'Ucraina che ci riforniva, anche se in realtà ancora oggi non si è interrotto il flusso di importazione circa il 15% del mais di cui abbiamo bisogno. Note dolenti invece sulla soia. La soia non riusciamo, non solo non ne abbiamo in produzione in casa, ma non ce ne fornisce neanche il mercato europeo, perché anche l'Europa è deficitaria di semi di soia. Quello che compriamo lo compriamo dal Brasile, un 58% di tutte le importazioni, il resto arriva dal Canada e dagli Stati Uniti. L'olio di girasole invece è emblematico un po' di quello che è accaduto con il conflitto, forse vi ricorderete, all'indomani dell'invasione russa in Ucraina non si trovava più olio di semi di girasole negli scaffali della grande distribuzione, questo perché? Perché la metà di tutto l'olio di semi di girasole che importiamo arriva dall'Ucraina, l'altra metà dal mercato europeo dove Ungheria e Bulgaria, soprattutto i paesi dell'Est, anche la Romania ci forniscono questo prodotto. Ultimo, ma non meno importante, è la questione dei fertilizzanti, perché come sapete i fertilizzanti rappresentano una componente importantissima per la produzione interna, senza concimi abbiamo rese più basse e quindi siamo ulteriormente costretti ad importare. Da dove arrivano i concimi che utilizziamo in Italia? Per un 30% dall'Unione Europea, per un 21% dall'Egitto, ma Ucraina e Russia, vedete, incidono per circa il 12%. Tutto quello che non è indicato con il colore giallo sono altri mercati sempre africani. Diciamo che l'Africa con l'urea ci fornisce una gran parte del nostro fabbisogno in termini di fertilizzanti. Eh, viste queste condizioni, diciamo così, eh, quali sono loro i vincoli che ad oggi non ci hanno permesso o comunque ci, ci limitano ulteriormente nella produzione interna? Perché il fatto di ricorrere all'estero eh, può essere un motivo di due tipi, o convenienza economica o soprattutto perché effettivamente noi non abbiamo anche la capacità per produrre ulteriormente quello che ci serve. Eh, un dato è quello della superficie agricola. Il nostro paese diciamo così, non è grandissimo e ha a disposizione circa 13 milioni di ettari di superficie agricola coltivabile. Se io vado a vedere cosa sono questi 13 milioni rispetto ai big player che vi facevo vedere prima, eh beh, siamo poca cosa: la nostra superficie agricola è il 3% di quella americana e il 5% di quella brasiliana. Anche nel confronto con i paesi europei, vedete, siamo più piccoli. Eh, praticamente la nostra Sau è la metà di quella francese, è il 54% di quella spagnola e i eh, tre quarti di quella tedesca. Altro dato che rappresenta un vincolo alle nostre eh, produzioni, Beh, innanzitutto il consumo di suolo. L'ISPRA stima che il 7% di tutta la superficie italiana non sia più utilizzabile per la produzione perché è area urbanizzata o comunque coperta artificialmente. Tant'è vero che la stessa stima dice che ogni giorno si perdono 19 ettari di terreno coltivabile, e in più va segnalato che un terzo di tutta la nostra superficie agricola è fragile: nel senso che è soggetta ad erosione, soprattutto quando arrivano ormai i problemi legati al cambiamento climatico, quindi piogge eccessive e alluvioni. E parlando di cambiamenti climatici, l'altro dato che è importante notare e che eh, da un certo punto di vista è veramente eh, un qualcosa che ehm, crea timore e preoccupazione, è la riduzione della pioggia. Nel senso che questa cartina vi fa vedere come nel 2021 ci sono state delle aree che hanno avuto giorni senza pioggia eh, vicini e superiori ai 300. Ricordatevi che in, in, in un anno ci sono 360 giorni, quindi capite benissimo quanto è stata grave questa siccità. Eh, trasferire questo dato nella coltivazione agricola vuol dire chi è che pianta più mais se non piove e il problema è noi di mais siamo fortemente deficitari e quindi anche questo è un ulteriore elemento che ci crea dei problemi nel fatto di dire aumentiamo possibilmente queste produzioni. Eh, vado verso la conclusione, per gli agricoltori è anche importante sapere quanto mi verrà pagato il mio prodotto e qui eh, vengo al tema della convenienza economica. Mm. Non è facile oggi seminare qualcosa che poi raccoglierò fra 6-7 mesi pensando a quello che potrebbe essere il prezzo che otterrò sul mercato una volta che andrò a raccogliere. Quello che vedete qui a sinistra è l'andamento dei prezzi agroalimentari o agricoli, diciamo così, misurata dalla FAO nel corso degli ultimi 15 anni. Praticamente vi fa vedere come ci sono stati forti sbalzi forte volatilità di prezzo che è chiaro, quando è ai massimi l'agricoltore è contento, ma il problema è che molto spesso è ai massimi quando semina, ma è ai minimi quando raccoglie e questa estrema volatilità non fa bene all'agricoltura perché avendo dei cicli biologici lunghi 6, 7, 8 mesi è chiaro che mercati dove la volatilità è elevata per l'agricoltore non sono sicuramente notizie positive e lo sono ancora meno se considerate che proprio in questo momento storico noi abbiamo dei costi di produzione altissimi, che sono cresciuti tanto in virtù di quello che diceva prima Luigi, cioè il fatto che ci sono state delle rotture nelle catene di approvvigionamento. E basti pensare che fondamentalmente nel giugno del 2022 rispetto a quello che era il giugno del 2021 gli agricoltori hanno dovuto sostenere un aumento nei costi dei carburanti del 120%, del 98% nei concimi, per un totale medio di circa il 36%. La questione dell'urea che vi dicevo prima, che è il principale componente dei fertilizzanti, vedete nel giro di due anni ha avuto più che un raddoppio di costo che è andato a incidere ovviamente sulla redditività degli agricoltori. Eh, ultimo, non meno importante, la questione della transizione ecologica. Se i problemi che vi ho fatto vedere adesso possono essere definiti soprattutto di natura congiunturale, quelli di cambiamenti climatici sono invece purtroppo di natura strutturale. L'Unione Europea da questo punto di vista ha deciso quindi di mettere in piedi una strategia per mitigare e contrastare i cambiamenti climatici, il cosiddetto Green Deal, che prevede a cascata tutta una serie di azioni e di obiettivi per raggiungere questa uh, mitigazione climatica. Gli obiettivi sono quelli di arrivare al 2050 ad una neutralità climatica, emissione di gas serra, recupero di gas serra uguale a zero, questo è l'obiettivo. Per proteggere l'ambiente, tutelare la biodiversità e appunto, come dicevo adesso, contrastare i cambiamenti climatici. Come faccio ad arrivare a questo obiettivo? Con un piano di azione che per l'agricoltura viene chiamato, anzi si chiama farm to fork, e prevede che di qui al 2030 dovranno essere ridotti della metà l'utilizzo degli agrofarmaci, della metà l'utilizzo degli antibiotici nelle stalle e negli allevamenti una riduzione del 20% dei fertilizzanti e aumentare ulteriormente la superficie coltivata biologico. Tutto questo ha un costo? Sì, nel senso che eh, autorevoli istituti di ricerca e istituzioni come il Dipartimento di Stato americano dell'Agricoltura, il JRC, l'Università di Wageningen hanno stimato che a parità di condizioni raggiungere questi obiettivi vorrebbe dire ulteriormente diminuire la produzione agricola nell'Unione Europea con un aumento dei prezzi un ricorso ulteriore alle importazioni e una riduzione del 20% di quello che è il nostro export, che come avete visto prima è uno dei punti di forza dell'economia europea. Chiudo con alcune considerazioni che discendono un po' da tutti questi numeri e spero siano utili anche al dibattito che seguirà dopo. Eh, come viene citato in premessa, questi sono gli anni della cosiddetta deglobalizzazione, cioè si parla appunto di eh, reshoring, friendshoring, quindi c'è cioè il fatto di avere una catena di approvvigionamento quanto più possibile vicina o collegata a paesi amici. Eh, in realtà quello che sta accadendo nella globalizzazione è un'evoluzione ulteriore eh, e anche nell'agroalimentare si vede, perché come dicevo prima, molti importazioni che arrivavano anche da paesi più problematici come l'Ucraina fortunatamente stanno continuando ad arrivare questa nuova globalizzazione ha cambiato un po' l'obiettivo cioè prima se si cercava fondamentalmente la massimizzazione del profitto adesso invece si sta più attenti anche a quello che è la diversificazione dei mercati e quindi in una logica di sicurezza degli approvvigionamenti ovviamente questi cambiamenti impongono delle riflessioni dall'altro punto di vista, che è quello poi che è l'oggetto di oggi della, uh, di, questo, um, di questo approfondimento, cioè capire come ridurre la dipendenza dell'estero valorizzando maggiormente le filiere interne. E quindi non solo incrementando anche i livelli di produzione e di fornitura all'industria di trasformazione, ma anche valorizzando quello che è il prodotto agricolo per dare valore poi al prodotto finito. Ecco che allora i vincoli che avete visto prima, eh, però, eh, non possono essere superati così solo dalle imprese, cioè l'impresa singola non riesce. A eliminare tutte queste limitazioni che vi ho fatto vedere. Occorrono delle politiche eh, o degli strumenti di politica economica che già in parte ci sono, ad esempio nella politica agricola comune, come ad esempio la gestione del rischio, i fondi mutualistici, che potrebbero aiutare gli agricoltori a eliminare questa volatilità di mercato. Ma l'altro aspetto ancora più importante è quello del rafforzamento dei legami di filiera, cioè tra agricoltura e industria, ad esempio mediante accordi contrattuali che determinano livelli di prezzi meno soggetti a quelle volatilità di mercato che vi ho fatto vedere prima e più in grado di remunerare anche quelli che sono gli sforzi degli agricoltori. Altrimenti qual è il rischio? Che saremo sempre più dipendenti dall'estero, che ridurremo la produzione interna e dovremo dire addio a una buona fetta di tutto quello che è il nostro export agroalimentare in giro per il mondo. Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, Denis. Sei, sei stato chiarissimo. E io vorrei fare due considerazioni conclusive, soprattutto pensando ai ragazzi che vedo qui numerosi e rispetto ai quali il Festival del Futuro è nato. È nato per rendere proprio questi temi semplici. E vorrei richiamare come un'analisi del genere è un'analisi semplice, cioè non è un'analisi astrusa e complicata. Quando eh, Viviamo vittime di, di slogan, di slogan che dicono che gli speculatori hanno aumentato i prezzi delle materie prime o slogan del tipo compra solo italiano. Uh, basta in, entrare un istante con i numeri che Dennis ci rende disponibili a capire che cosa è successo in questi anni per con una leggera livello di analisi capire cosa c'è dietro a tutto questo e nello stesso modo e con la stessa semplicità pianificare un futuro dove potremo ridurre questi shock se non abolirli. Questo implica lavorare in modo, come dire, non ideologico ma in modo coerente ed integrato. E questo sarà il richiamo eh, sul quale cerchiamo di co concentrare la nostra chiacchierata di questa mattina. Io qui abbiamo tre rappresentanti in cui, di cui possiamo parlare. Inizierei con Pierluigi Bolla che produce un vino in cui, che è il prosecco di Valdo Biadene, superiore, oppure DOC. Può comprarlo soltanto in quella zona, perché la, 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 la legge e i regolamenti vogliono così. Ma ci vuole raccontare come la nostra tesi iniziale è che l'Italia è una piattaforma che fa sognare il mondo, attraverso la quale noi possiamo accreditarci sui mercati esteri per occupare il pianeta. E insieme a Pierluigi adesso ci racconterà i meccanismi con cui abbiamo ipotizzato di, e abbiamo ottenuto delle posizioni nel mercato americano nel mercato tedesco e stiamo lavorando soprattutto sul mercato americano per riuscire a portare agli americani che lo sognano il prosecco di Valdobbiadene Superiore eh, Beh innanzitutto eh, una considerazione di base che eh, come in altri settori agricoli mi pare di avere capito dai numeri che il dottor Pantini ci ha espresso, il mercato americano e il mercato tedesco sono i mercati più importanti per quanto riguarda l'esportazione dei vini in senso, in senso generale. Eh, anche se devo dire che negli ultimi vent'anni eh, il consumo di vino pro capite negli Stati Uniti non è aumentato eh, come sembrava che potesse aumentare da eh, ricerche di mercato fatte una ventina d'anni fa ricerche sociologiche eccetera, pensate che ad un consumo di vino in Italia mi pare che sia oggi intorno ai 39-40 eh, litri pro capite, mi pare, si confronta un consumo negli Stati Uniti eh, appena sotto i 7 litri pro capite, quando 20-25 anni fa era intorno ai 4, quindi in 20 anni è aumentato del 50%, se poi voi guardate la differenza che c'è nel consumo, Procapiti degli Stati Uniti, dell'Italia e della Francia, che è identica a quella italiana, praticamente c'è una differenza enorme. Questo che cosa sta a significare? Che le potenzialità del mercato americano sono grandissime. Ma il mercato americano, per le sue leggi, anche perché ha una eh, tradizione ancora protezionistica, in quanto tutto il sistema distributivo negli Stati Uniti risente della cultura protez del protezionismo americano. Degli anni, degli anni 40, eh, è abbastanza complicato, è molto difficile e poi, soprattutto, anche nel settore del vino, eh, quando si fanno degli errori nella commercializzazione, nella distribuzione, il mercato non perdona. Quindi, è un mercato che può dare grandi risultati, grandi soddisfazioni, ma può procurare anche grosse delusioni eh, nonché eh, danni importanti. Il, eh, adesso io non vorrei banalizzare, però eh, certamente nel mercato americano i grandi successi di vino eh, si sono sempre riferiti a prodotti abbastanza, eh, anche se fatti bene, anche se in qualche maniera strutturata, però insomma facili anche eh, da bere, perché non dimentichiamo che la cultura di base americana è eh, la cultura della Coca-Cola, è la cultura del dell'hamburger, del ketchup, del, dell'orange juice, quindi con dei gusti eh, diciamo particolari e, e dei gusti che tutto sommato oggi sono identici a quelli di, eh, degli, anni, degli anni 70. Vi dico questo perché noi come azienda, come famiglia credo siamo stati i primi a ragionare in termini di internazionalizzazione dell'impresa negli anni 70, in quanto abbiamo costituito una nostra società con, dei, con un partner molto importante negli Stati Uniti per l'importazione e la distribuzione eh, del vino. E quindi alcuni problemi che ci sono oggi, mi ricordo, erano gli stessi che si, di cui si parlavano e si affrontavano negli anni 70 quando io mi trasferii a lavorare e a vivere negli Stati Uniti. Ecco, in questa ottica, come... Il, eh, il eh, il Soave interpretò negli anni Ottanta eh, il cambiamento nel gusto soprattutto delle donne negli Stati Uniti, le quali abbandonarono gli alcolici, pensiamo eh, che eh, insomma, negli anni Settanta, negli Ottanta ci si sedeva a tavola e veniva servito non un bicchiere di Prosecco o un bicchiere di vino bianco, ma veniva servito il Dry Martini o il Gin Tonic e le donne americane consumavano Dry Martini e Gin Tonic prima della colazione, non parlo prima di cena, prima della colazione. Ecco, il suave ha interpretato un cambiamento molto importante nei gusti negli anni 70 e negli anni 80 eh, perché eh, c'è stata una pesante diminuzione di consumo di alcolici e c'è stata eh, l'inizio... Del boom dei vini bianchi italiani di cui il Suave aveva era l'interprete maggiore. Ecco, nei primi anni del 2000 eh, si è eh, iniziato a constatare questo cambiamento di gusti dal vino bianco al vino con le bollicine e il Prosecco ha saputo interpretare prima di tutti questo nuovo cambiamento della nuova generazione eh, nel, consumo, nel, nel consumo. Perché? Tenete in considerazione, io vedo qui che ci sono tanti giovani, che più o meno ogni 15-20 anni, non voglio dire ma ogni generazione, ogni generazione del consumo di vino porta un gusto particolare, una sua, eh, eh, diciamo, interpretazione e nella storia del vino eh, si vede proprio come il successo di un vino da una regione passa ad un'altra regione, da una tipologia di vino si passa ad un'altra. Quindi il prosecco ha interpretato una richiesta, un po' in tutto il mondo, negli anni 2000, ma soprattutto negli Stati Uniti, di prodotti di, eh, freschi, fruttati, eh, piacevoli da bere, con i quali eh, festeggiare, fare festa e se voi ci pensate, in 24 ore o in 12 ore, insomma, diverse sono le occasioni per celebrare eh, e per festeggiare. Quindi può essere una, una festa, una, un festeggiamento per un successo di lavoro, eh, per eh, un incontro particolare, per una compagnia con gli amici. Quindi durante la giornata ci sono diverse, diverse occasioni. <coughs> È stato molto importante in questo successo il rapporto tra l'industria e il rapporto cosiddetto della filiera, tra l'industria e, e la parte agricola. Eh, dico è stato molto importante nei primi anni perché, perché si è lavorato insieme per difendere il territorio, si è lavorato insieme per fare delle leggi che potessero eliminare poco alla volta eh, una diffusione di prodotti che non erano in linea con quelli che eh, il mercato richiedeva eh, e quindi si è costruito un modello di prodotto eh, regolato e se ne è fatta poi una promozione molto importante che ha comportato un aiuto nel successo eh, di questo prodotto. Ecco, però devo dire che non sono tutte rose che fioriscono, no? nel senso che i problemi oggi ci sono, perché se da una parte, eh, e, e mi eh, ricollego un po' al tema di oggi, se da una parte eh, la filiera produttiva è un elemento essenziale che può garantire quel valore aggiunto dell'italianità, che oggi è vincente assolutamente nel mondo, è, dobbiamo cercare di capire che le basi di questa diciamo, collaborazione di filiera eh, devono essere da una parte eh, autenticità, eh, eh, tracciabilità, sostenibilità del prodotto, ma quell'altra ci deve essere anche una eh, ripartizione adeguata in quello che è la marginalità della filiera. Perché una filiera sta in piedi e ha successo se c'è una equilibrata ripartizione dei margini. Laddove questi margini sono maggiormente orientati verso l'industria, soffre la parte agricola. Laddove i margini sono più rivolti alla parte agricola, soffre l'industria. E questo crea, crea delle situazioni difficili crea delle situazioni per le quali a questo punto per esempio l'industria va alla ricerca di altri prodotti perché fa una politica anche di marca, ha la possibilità di costruire e di investire eh, sul futuro in una maniera anche magari più lungimirante eh, e quindi eh, crea le premesse magari per distolgere il mercato di quei prodotti che hanno successo. Eh, noi qui abbiamo il, un rappresentante della Coldiretti mi pare di Verona. Ecco, io credo che se noi guardiamo il successo di alcune filiere, pensiamo alla filiera del Chianti negli ultimi 50 anni e lo confrontiamo con il Suave e con il Bardolino, abbiamo a distanza di 50 anni dei risultati diversi. E allora bisognerebbe chiedersi il perché è successo questo. Ecco, quindi io credo che, e tornando al prosecco, se è vero che negli Stati Uniti oggi c'è una grande potenzialità, è altrettanto vero che oggi i problemi che ci sono nella filiera del prosecco sono, dei, sono dei, dei problemi che possono minare la continuità di questo successo. Eh, di questo successo nel, nel futuro esatto quindi eh, le, la, la logica se, faccio una brevissima sintesi la logica è che comunque ci dobbiamo mettere insieme per occupare i mercati di destinazione piuttosto che farci diciamo, una mini negoziazione sì poi assolutamente il rischio... e, cre e credo che l'onorevole De Castro sia un, un importante testimone eh, voglio dire, di quello che è successo nella politica agricola e vitivinicola degli ultimi 30 anni eh, io vi dico che stiamo parlando di queste cose oggi e mi ricordo quando ero ragazzo che sentivo parlare mio zio e poi mio padre in riunioni di questo genere, parlo di 40 anni fa, e sono gli stessi problemi. Purtroppo sono gli stessi problemi, quindi io mi auguro magari che le nuove generazioni possano essere, nel momento in cui avranno delle responsabilità anche più operative, siano... Portatrici di, eh, di novità importanti. Ecco, l'auspicio è che riusciamo tutti insieme a guardare lontano e non a guardarci le scarpe. E in questo senso vorrei coinvolgere Mauro Fanin, eh, che invece svolge l'altro ruolo con Serial Docs, una delle aziende più importanti nella produzione di ingredienti per l'industria alimentare e per i mangimifici, eh, è un, il fornitore dell'industria. Quindi è l'anello di congiunzione tra l'agricoltura e le banchine della produzione. Quindi ti chiederei Mauro di raccontare un minuto Serial Docs perché mentre Valdo lo beviamo Serial Docs un po' meno, eh, però eh, quindi abbiamo bisogno un attimo di capire esattamente cosa fate per poi raccontarci come la tua azienda ha parato i colpi di questi colpi di frusta di cui ho parlato all'inizio, che sono stati colpi di frusta di, di logistica e di mancanza di materie prime per motivi geopolitici. <ride> grazie, grazie Luigi e grazie per questo invito. Sono anch'io molto contento di vedere una platea così giovane e molto interessata a questi argomenti, non potrebbe essere altrimenti al Festival del futuro, ma ovviamente non è sempre scontato, per cui bravi che siete qui ragione, ad ascoltare. La nostra è un'azienda, una un anche la nostra è un'azienda Veneta, Vicentina nello specifico, fondata l'anno prossimo faremo i 40 anni di attività. Non ci conoscete perché o ci conoscete poco, perché noi siamo nelle retrovie quindi siamo coloro che praticamente entrano nella casa dei produttori agricoli del mondo. Eh, raccolgono queste materie prime e poi eh, le trasformano e le consegnano a chi deve fare le lavorazioni eh, successive. Eh, è un'azienda che è cresciuta molto, è diventata un'azienda importante. Siamo i primi trasformatori in Italia eh, di cereali e semi oleosi, in particolar modo semi oleosi. Eh, che cosa facciamo? Prendiamo, come dicevo prima, le materie prime, un, una parte dagli agricoltori italiani e quindi dalla Puglia al Piemonte fino al Friuli ovviamente, e, e le trasformiamo. Un'altra parte delle nostre materie prime arrivano dai paesi dell'est e quindi dai paesi più vicini, dai paesi collegati via terra e quindi tutti i paesi che conoscete anche voi, tutta la zona della Pannonia. E quindi fino a Bucarest per capirci, e quelle pianure lì che sono sempre molto fertili e molto ricche. E poi un'altra parte eh, arriva via mare dalla, dalla zona del Mar Nero e un'altra fetta molto importante dalle Americhe, e quindi Nord e Sud America. Qual è stata sempre il nostro driver nella rifornitura? Perché la catena alimentare è una catena strategica per il Paese, forse mai come in questi anni il settore primario è veramente primario. Un Paese forte è un Paese che ha come dire, risorse alimentari o scorte alimentari. E oserei dire anche un'altra cosa, quando succedono delle guerre nel mondo, come in questo caso, contano due cose: prima, le armi per chi deve andare in guerra, è brutto da dire, ma è così, e poi la farina, cioè qualcosa da mangiare. E quindi stavo dicendo appunto, noi riforniamo. Qual è stata la politica che abbiamo attuato in questi 40 anni, negli ultimi 20 anni in modo particolare, per l'approvvigionamento? La diversificazione e quindi eh, una parte delle nostre materie prime arrivano via nave, una parte arrivano via ferrovia, una parte vengono trasferite su gomma e poi anche la diversificazione geografica perché eh, un'altra componente oltre alla questione geopolitica è anche la questione climatica. Siamo spesso di fronte a, e l'abbiamo visto nel 22, forse sappiamo che il 22 sarà l'anno probabilmente più caldo e meno piovoso di tanti anni addietro, e quindi la diversificazione geografica ai fini di mitigare il problema del mutamento climatico e quindi della indisponibilità delle materie prime è strategica. Io dico sempre, quando porto qualche esempio, provate a dire a un pulcino che domani non si mangia o si mangia un'altra cosa. Lo possiamo fare noi, ma non possiamo farlo fare a un pulcino o a qualsiasi altro animale. Quindi, questo vi fa capire quanto importante è la continuità, la continuità dell'approvvigionamento. E il 28 di febbraio, era un lunedì. Il 28 di febbraio di quest'anno, anche noi avevamo delle navi ferme nel Mar Nero che improvvisamente ci hanno detto: Non le carichiamo. Poi tu puoi chiamare, puoi cercare di eh, ovviare all'ostacolo, eccetera, ma cause di forza maggiore come quelle sono, eh, come dire, cause insuperabili. Qual è quindi la scelta che un paese come noi? deve fare, dovrebbe fare per garantirci una certa autosufficienza, direi sicurezza anche alimentare. Perché l'ha ben detto prima Dennis e io ve lo, ve lo riassumo ancora in due dati molto semplici. Oggi nel mondo... Bene o male ci sono, nel mais, che è un elemento fondamentale, ci sono 90 giorni di autosufficienza, 90 giorni di consumo. Nel grano ce ne sono circa 130. Se togliamo da questi 90 e da questi 130 le scorte che hanno i cinesi, che ben prima è stato detto, arriviamo che il mondo ha 32-33 giorni di autosufficienza. Ma uno dice ma non è vero perché queste sono le scorte, ma in realtà sì, sono scorte, come ben detto prima ha detto Luigi, parte di queste scorte sono frutto di un'incetta fatta dai cinesi, i quali hanno molti difetti, ma sanno che le scorte alimentari sono indispensabili per un miliardo e tre, un miliardo e quattro, quelli che sono, di persone che vivono in quel paese e quindi hanno ben pensato di fare spesa alla grande, quello che noi abbiamo fatto nei supermercati quando ci hanno detto che non c'era l'olio di girasole piuttosto che la farina, ovviamente loro l'hanno fatto in grande stile e l'hanno fatto molto sommessamente in modo che il mondo si accorga, ma si accorga quasi alla fine, quando ormai il danno o comunque l'operazione era conclusa. E il secondo dato che vi voglio dare è questo, l'Italia... Eh, ha ben detto Dennis prima: l'avete visto, l'aumento delle nostre esportazioni agroalimentari che è arrivato a superare i 50 miliardi, parallelamente si è portato dietro le importazioni. Noi oggi dipendiamo, dipendiamo qualche sei anni fa dipendavamo di circa il 50%, quest'anno non abbiamo ancora i dati ma i dati ve li anticipo io perché sono del mestiere, io credo che dal 50 passeremo al 60. L'anno scorso, l'altro anno eravamo al 56-57%, quest'anno abbiamo avuto una grande riduzione, una forte riduzione, Alex lo sa bene, delle produzioni agricole e, e quindi questa riduzione delle produzioni agricole ha aumentato la nostra dipendenza dall'estero. Allora la domanda che faccio è se noi abbiamo, dobbiamo andare per correre da qui a Roma con la nostra macchina e abbiamo un terzo del serbatoio o ci mettiamo in testa di fare rifornimento ogni 200 chilometri sperando di trovare sempre il distributore aperto oppure rischiamo di essere senza materie prime. E questo è il rischio che corre l'Italia né più né meno. E quindi in tempi di pace e in tempi negli ultimi 5-6 anni quando c'era abbondanza per tutti non era un problema perché il just in time che ci hanno insegnato le grandi case automobilistiche l'abbiamo applicato anche noi. Dire prezzo, fare affare, domani mattina il prodotto ti arriva. Amazon ci ha insegnato che ce lo consegna alle 10 del mattino dopo o chi che sia. E in realtà oggi non è più così perché queste materie prime sono diventate strategiche, rispondono non più a una logica di commerci internazionali, ma di geopolitica. E quindi, e prima giustamente si parlava di paesi amici, e quindi abbiamo assistito che in un momento in cui la siccità del 22 e le tensioni geopolitiche del 22 hanno manifestato alcune criticità, anche alcuni paesi della comunità europea, hanno come dire, hanno detto beh io quasi quasi mi tengo le mie scorte. Poi ovviamente devono rispondere a, delle, a degli accordi che sono all'interno della Comunità europea e non possono essere membri della Comunità Europea solo quando c'è interesse specifico, ma lo devono essere in ogni caso e le cose si sono sistemate. Ma ovviamente le prime le prime, il primo atteggiamento è quello di conservare ciò che si ha. E quindi è, è, è molto, è, è, bisogna stare molto attenti a queste cose perché non è detto che questa fornitura sia appunto continua. Fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, scusate, ovviamente la questione diventa ancora più complicata. Poi piano piano, nonostante tutto, nonostante la guerra, nonostante i problemi che ci sono stati, le cose si sono sistemate e quindi... Oggi, in questo momento qua, siamo di fronte a un rasserenamento delle forniture che non è comunque scontato. E se noi, per esempio, come azienda mantenevamo mediamente 40 giorni, 50 giorni di scorte, oggi siamo a 90 giorni. Non solo 90 giorni di scorte nei magazzini, ma sono anche altri 30 giorni di scorte di prodotti viaggianti. Noi facciamo circa 70 navi all'anno e 1000 convogli ferroviari all'anno di importazione di materie prime. Quindi capite che importanza è per noi avere scorte in anticipo. Quando in febbraio, vi avevo detto a metà fine febbraio, si sono interrotte le forniture dall'Ucraina, eh, Tante aziende, tante aziende devo dire che non portano la bandiera tricolore, ecco, tante aziende importatrici che non portano la bandiera tricolore, hanno detto, guardate che ci hanno detto che non c'è il prodotto, quindi arrangiatevi e da lì il razionamento. Noi che abbiamo a cuore, che siamo, diciamo così, un'azienda della nazione, eh, fortunatamente avevamo scorte tali per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e quindi questo è stato per noi motivo di grande soddisfazione, poter dire non preoccupatevi che il prodotto c'è. Ovviamente noi per la nostra parte, il resto del mondo. Che cosa dobbiamo quindi fare? Dobbiamo a mio modo di vedere aumentare il grado delle scorte, imparare dai cinesi. E guardate che non è forse tanto imparare dai cinesi, è imparare dalla storia, perché chi è un po' più vecchio di noi, o comunque anch'io mi ricordo bene, una volta nelle aziende, nelle, nelle strutture agricole c'erano sempre delle scorte per l'anno dopo, perché del domani non va certezza e quindi è bene avere delle scorte. Ecco, forse noi ci siamo dimenticati di questo, il modello appunto di case automobilistiche o comunque il modello di tutti che ci hanno insegnato che non serve in realtà non è proprio così. E quindi il ruolo dell'agricoltura italiana, oggi della sovranità alimentare italiana, per un paese come noi che corre veloce con l'auto che va verso Roma, ha bisogno di rifornimenti continui, ha bisogno di passatemi la metafora, di una, di una scorta di benzina o di carburante, e quindi leggiamo le scorte strategiche, però ha anche bisogno di rendere efficiente la propria vettura e quindi la propria agricoltura. E se ho ancora un attimo, eh, qui a Verona, eh, quando la Repubblica Serenissima si è, come dire, è diventata meno forte nei mari e più forte nell'entroterra, nel 1784 ha fondato l'Accademia dell'Agricoltura. Perché la considerazione qual era? era nelle campagne c'era poca cultura, c'era poca capacità di innovazione, l'agricoltura era ancora un'agricoltura poverissima e fatta male. Ebbene qualcuno ha pensato di formare questi agricoltori, di riformare questa agricoltura perché diventi più produttiva. E ancora qui, a qualche chilometro, a qualche 200 metri da qua, c'è ancora l'Accademia dell'Agricoltura che conserva tutti questi documenti. Ma come Verona, tante altre, in tante altre aree della, del dominio della Sernissima c'è stata questa, questa iniziativa. Che cosa voglio dire? Oggi nelle aziende, e lo vedete, parlo per la mia, ma tutte le nostre aziende, è molto importante la 4.0, è molto importante l'intelligenza artificiale, è molto importante quindi la formazione, perché quello che ci troviamo di fronte è la mancanza di formazione e forse anche il saper mettere in discussione ciò che si è sempre fatto. Parlo a dei giovani e so doppiamente che loro mi comprendono in questa cosa. E quindi che cosa dico? Dico che anche in agricoltura, per mantenere questo ruolo, per non perdere questa produttività dei nostri terreni, la fertilità del suolo, la qualità dei nostri prodotti, la, 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 la garanzia di avere quindi sempre in ogni anno, anche nonostante i cambiamenti climatici che sono innegabili e sui quali non possiamo, possiamo intervenire ma molto poco possiamo fare, ecco l'agricoltura ha un ruolo strategico di alimentazione l'agricoltura ha un ruolo strategico di trasformazione di accompagnare questa evoluzione diciamo ecologica mantenendo la biodiversità ma anche nel contempo utilizzando l'agricoltura che è in parte responsabile ovviamente delle emissioni come tutte le attività ovviamente anche l'agricoltura al suo ma ha a differenza una grande possibilità una grande sfida che può vincere è quella di essere partecipe Partecipe e direi anche attore principale o coattore a questa trasformazione digitale, eh, eh, ecologica, scusate. E quindi ecco, questo è un po' l'invito. Io credo che noi abbiamo bisogno di formazione, abbiamo bisogno delle aziende per le nostre maestranze, ma c'è bisogno anche che gli agricoltori facciano questa evoluzione. L'agricoltura del futuro. Dovrà essere un'agricoltura in cui anche gli agricoltori praticamente sanno collaborare, sanno mettersi insieme e per produrre, per fare determinate Preciso. scelte, oggi l'agricoltura 4.0, l'agricoltura di precisione e quindi la riduzione di consumo di concimi, ne abbiamo parlato prima, è indispensabile per eh, far sì che questa sia realmente sovranità alimentare. Io mi fermo perché... Grazie, grazie sono tantissimo. Devo dire che siete riusciti a sottolineare i punti cardine, quindi eh, i punti cardine eh, che vorrei ehm, sintetizzare nella, nella domanda da Alex Vantini, che è una domanda che parte dalla... Eh, dalla credo che Verona sia la, 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 la provincia più importante per l'agricoltura italiana in termini di, di, di volume, di quantità e di aziende agricole, però guardiamo anche al nazionale e a quello che ha detto Mauro fino adesso. Il, riprendendo anche il ragionamento che ha fatto Pierluigi, noi abbiamo un'economia che deve crescere, deve esportare un'economia agroindustriale, ma abbiamo bisogno di una sicurezza. Questa sicurezza deriva ave, da avere un'agricoltura consapevole, un'agricoltura che sappia quindi, usare la tecnologia della, della concimistica, sappia usare, aumentare i territori utilizzabili Sappia fare scorte o aiutare l'industria a fare scorte, sappia avere una elasticità, vorrei dire perché mentre parlavi mi è venuto in mente con quale, quale prime posso scort, scort, eh, di, di quali materie prime posso fare scorta, perché sicuramente posso fare scorta di materie prime che abbiano una vita lunga, ma quando veniamo al latte e alle uova, ho bisogno di avere l'elasticità legislativa per poter dire, visto che siamo andati incontro in, in, in ad una crisi, alcuni prodotti posso stoccare il latte in polvere di stoccare il latte fresco e le uova posso stoccarle in polvere. Invece di... Chiaramente, se ho un sistema legislativo che me lo impedisce, ingesso un po' di più questi tipi di scorte di sicurezza che il paese sembra dal tavolo venga fuori che il paese le abbia, ma queste leggi sono delle leggi soltanto italiane fatte in un certo, uh, in un certo momento storico per, per garantire la freschezza di certi prodotti e la freschezza delle materie prime. Quindi dobbiamo dotarci di una lungimiranza e di un'intelligenza strategica sulla quale facciamo una chiamata, uh, un implora, <ride> imploriamo il mondo agricolo di starci dietro. Quindi la domanda alla fine è riusciamo a portarci dietro il mondo agricolo con una intelligenza sufficiente per capire che è il bacino strategico attraverso il quale noi riusciamo a crescere. Intanto buongiorno a tutti, eh, grazie. Io sostituisco il mio presidente nazionale Ettore Prandini, porto i suoi saluti. Ma io partirei con una piccola considerazione. Eh, dopo la pandemia, dopo la tensione geopolitica mondiale, abbiamo rimesso al centro il tema del cibo. E questo è fondamentale. Eh, lo abbiamo già detto oggi, la globalizzazione spinta di fatto un po' ha fallito e oggi stiamo ritornando a parlare di sovranità alimentare, stiamo tornando a parlare di autosufficienza alimentare e di sicurezza alimentare alimentare. Abbiamo prima visto un dato sull'esportazione che quest'anno tocca i 52 miliardi. Eh, è vero che nella classifica ci metteva tra gli ultimi, ma in realtà se questo dato poi lo compariamo alla superficie del, del nostro paese. Anche dal punto di vista produttivo, io credo che siamo tra le primi posizioni. Nel 2015, durante l'Expo a Milano, ci eravamo posti come obiettivo di arrivare entro il 2025 a superare la quota dei 50 miliardi. Beh, lo abbiamo fatto molto prima. Quindi c'è un interesse in quello che è il comparto agroalimentare, c'è un interesse eh, sul cibo, appunto, come, come lo abbiamo inteso prima e lo vediamo da, da tantissimi dati. E, Parliamo comunque di autosufficienza alimentare. Come facciamo a andare verso l'autosufficienza alimentare? Di fatto aumentando la eh, produzione. È chiaro che però ci sono dei limiti, dei limiti che eh, il dottor Pantini prima ha, ha ben definito. Di fatto ci sono dei limiti ambientali e quindi dovuti a eh, una poca superficie eh, produttiva che dovrebbe essere ampliata. Ci sono dei limiti, eh, sempre ambientali dovuti alla mancanza di acqua. Quest'anno abbiamo vissuto una siccità di cui non avevamo di fatto memoria e purtroppo eventi di questo tipo sa, capiteranno sempre più spesso. Eh, una siccità che ha portato in tanti territori del nostro Paese a perdere quasi completamente la, la produzione agricola. Ci sono dei limiti poi di carattere normativo. Eh, L'Europa, lo si diceva prima, attraverso il New Green Deal, la strategia Farm to Fork, ci chiede di produrre di fatto con meno input e quindi mettendo un po' in difficoltà eh, chiaramente il mondo agricolo che si trova oggi a dover produrre in una situazione molto difficile dovuta appunto eh, al cambiamento climatico, all'emergenza climatica, senza avere diciamo, un arsenale pronto per, per poter... Eh, soddisfare le esigenze e poi ci sono dei limiti di carattere eh, che, che toccano diciamo, la questione del reddito, lo si diceva prima, certi prodotti stanno diminuendo quello che è. Si sta diminuendo quello che è il valore generato da, da alcuni prodotti agricoli. Allora noi, come organizzazione, abbiamo il compito di fatto di indicare un po' la strada, dare dei suggerimenti a chi ci governa la politica per cercare di superare questi, questi limiti. In primis, di quello dal punto di vista eh, ambientale, dobbiamo aumentare la superficie, dobbiamo aumentare la superficie coltivata, dobbiamo aumentare la superficie irrigua. Ad oggi, in questo Paese, purtroppo il limite. Ehm, più grande che troviamo per aumentare la superficie è proprio quello di irrigazione C'è sempre più caldo, c'è sempre più eh, una situazione di siccità, dobbiamo irrigare. Come farlo? Eh, cercando un po' quello che abbiamo proposto con il piano Invase, piano Laghetti, di recuperare meno quel, quella che è l'acqua che scende dal cielo. Noi in questo paese recuperiamo solo l'11%, e questo ci vede tra gli ultimi posti della classifica europea, di quello che è l'acqua scesa dal cielo. già il PNRR le sono stati finanziati 880 milioni di investimenti in ovviamente non sono sufficienti per eh, soddisfare questa, questa richiesta, servirebbero almeno un altro miliardo di investimenti per poter iniziare questo percorso. Noi eh, valutiamo che circa ci siano ancora un, di che un milione di ettari che possiamo recuperare sul territorio italiano, che significa anche eh, centinaia di migliaia di posti di lavoro. Eh, un altro limite dal, dal punto di vista ambientale ovviamente è, è come raccontavo prima, eh, le difficoltà che si trovano a produrre in situazioni estreme dal punto di vista climatico, ma anche per l'invasione dei famosi insetti alieni che negli ultimi anni ovviamente hanno creato milioni e milioni di danni. Ecco, anche qui eh, se da una parte. Per un limite ambientale, per un limite di carattere normativo l'Europa ci chiede di produrre con meno input, ci deve dare degli strumenti per poterlo fare. Allora l'apertura a quelle che sono le nuove, eh, le, le nuove tecnologie anche nel, nella ricerca genetica, parlo delle New Breeding Technologies, le cosiddette MBT, che ci possono dare la possibilità di eh, produrre appunto con meno input perché abbiamo piante che eh, dal punto di vista genetico riescono a... Ehm, come dire, resistere certo, di, più di più a quelle che sono le, 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 le varie problematiche. E poi c'è il tema del reddito, come detto. Detto prima. Allora su questa strada noi credo che ci siamo già mossi da diversi anni, cercando di eh, portare il mondo agricolo a comunicare in maniera consolidata col mondo dell'impresa. Siamo stati tra i fautori e no? i fondatori di Filiera Italia, di cui Paolo De Castro da poco ne è diventato il, il presidente, e, e, e che quindi ad oggi è il maggiore stakeholder a livello eh, nazionale e che riunisce le grandi industrie agroalimentari italiane e che cerca un rapporto costante e continuo con. Il, il mondo dell'agricoltura. Del, dell Ovviamente passa da lì, un po' come diceva prima eh, Pierluigi Bolla, di fatto eh, dobbiamo attraverso le filiere, le filiere di qualità, le filiere... Eh, importanti, agroalimentari di questo paese, eh, mh, cercare di ridistribuire quello che è il valore, e la catena del valore, per dare la giusta soddisfazione economica anche ai produttori e continuare quella che è eh, l'attività agricola. Questo serve di fatto sia per tornare, quindi incentivare, andare poi a bilanciare la bilancia tra import ed export, ma per far restare gli agricoltori sul loro territorio accogliere questa sfida e eh, gli agricoltori non fanno, ricordiamoci, solo produzione, ma fanno anche tutto il lavoro di salvaguardia di un territorio, territorio e paesaggistico del nostro bel paese ed è fruibile poi a tutti. Magnifico, grazie infinite. Quindi io vorrei tenere ancora questo, questo auspicio no, di riuscire a avere una programmazione intelligente di questo mondo, quindi se posso permettermi rispetto all'analisi del, del movimento nel passato, più concreta e mirata, magari tecnologica, e meno dogmatica in termini di protezione a tutti i costi di, alcuni, di alcune rendite di posizione, ma una apertura anche a cercare di ottimizzare le alleanze, perché non è solo il nostro Paese, ma... Sempre attraverso gli agricoltori e insieme agli agricoltori abbiamo bisogno di creare un sistema di alleanze con i paesi che ci sono vicini, che sono il Nord Africa, che sono Israele, che è l'Egitto, che sono i paesi dei Balcani, però abbiamo bisogno di, di alimentare questa industria alimentare, come diceva Mauro Farin prima, cioè dobbiamo alimentarla, se noi non alimentiamo l'industria l'industria si ferma con un danno complessivo anche per l'agricoltura, quindi questo cambio di visione, cambio di paradigma, io adesso e facciamo un velocissimo giro tutti e quattro prima di lasciare la parola a Paolo De Castro e volevo risentire Denis le, 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 le impressioni che hanno figliato dal tuo studio corrispondono all'obiettivo strategico anche europeo che ci vogliamo dare tutti insieme o vedi ancora dei punti da sottolineare che non sono emersi nel dibattito e che vogliamo lasciare alla nostra parte vi ricordo che abbiamo molte e molte migliaia di persone collegate anche i ragazzi, ma anche il mondo agricolo che, che ci segue. Ma eh, in realtà, molte delle tematiche che erano state avanzate in introduzione sono state toccate. E la cosa su cui eh, stavo pensando e soffermarmi sulle parole di Fanin quando diceva che deve cambiare la strategia di approvvigionamento e di stoccaggio che ormai abbiamo perso. E questa cosa l'abbiamo vista ad esempio anche con la questione energetica, cioè noi siamo stati presi in contropiede da questo eh, tragico momento del conflitto eh, dove praticamente una delle prime attività che è stata fatta dal governo è stata quella di diversificare le nostre fonti di approvvigionamento, cercando anche altri fornitori. E, e quindi questo ci fa capire come fondamentalmente oggi ci troviamo in un contesto dove la, la globalizzazione deve essere rivista proprio in questa chiave, cioè il fatto di dire cerchiamo di essere eh, più attenti a quelli che potrebbero essere i cambi di scenario che sono talmente repentini che non ci permetterebbero fondamentalmente di avere una pronta reazione. Quindi il fatto di usare la globalizzazione per trovare anche altri canali non solo di sbocco ma di approvvigionamento è fondamentale. E l'altro mettere in piedi la strategia. Che diceva prima appunto Fanin di lavorare di più sulle scorte anche attraverso una uh, intensificazione della produzione interna che ci, ci dia quantomeno una salvaguardia maggiore di quello che invece è stato oggi, o meglio, è stato qualche mese fa, con il rischio di non avere più prodotto sugli scaffali della distribuzione. Grazie. Mauro, una pillola, una richiesta a Coldiretti, a Paolo De Castro, al mondo della politica che comunque deve agevolare le leggi e farle in funzione del nuovo momento e non del momento del passato che io ho descritto prima che ha protetto tutta una serie di fattori che andavano protetti in quel momento. Qual è una, un messaggio, un telegramma? Beh, eh. L'Italia, noi siamo eh, il primo produttore europeo di, eh, proteine, di proteine vegetali. Credo che abbiamo una grande eh, chance rispetto, è, è molto, una buona carta da giocare rispetto al, al resto dell'Europa. Quindi... Eh, eh, abbiamo messo in piedi anni fa, e, e la stiamo coltivando ancora adesso, la più grande filiera di soia, di semi di soia di farina di soia derivata da semi di soia sostenibile. Questo ci ha permesso di incrementare le nostre, il consumo interno e anche le esportazioni, le esportazioni dei prodotti che derivano da questi, da questi prodotti e quindi l'ecitina, l'olio, le farine e così via. Io credo che, eh, come giustamente diceva e sottolineava il dottor Bolda prima, è molto importante ripensare, rivedere se queste filiere sono state fatte bene, se sono perfettibili, se sono migliorabili, ma non assolutamente abbandonarle. Oggi noi riscontriamo più interesse verso l'estero, alle filiere italiane di materie prime, che non dall'industria nazionale. E probabilmente per una serie di fattori eh, che devono metterci tutti attorno a un tavolo, la politica ci deve aiutare, le associazioni di categoria devono essere anche loro parte attiva, minuti, gli industriali idem vai. ovviamente, per far sì che questo processo non si fermi ma che venga ulteriormente invece rafforzato, sia per rafforzare l'autonomia del Paese e sia anche per dare come dire, lustro ai prodotti italiani. Grazie. Per Luigi qualche indiscrezione maggiore sul progetto americano ce la dai anche a beneficio eh, della, delle notizie Beh, vino italiane? Eh, diciamo che noi abbiamo concluso, manca ancora la firma, ma abbiamo concluso nel concetto proprio di filiera un accordo molto importante tra la mia famiglia e la famiglia Mondavi, che è una delle famiglie storiche più importanti di produzione sì. di vino a Napa Valley. L'idea proprio è quella di sviluppare non solo una maggiore presenza nostra nel mercato del Prosecco, ma delle bollicine in generale negli Stati Uniti, ma quello di portare avanti, noi l'abbiamo definito il progetto delle best of Italy, delle migliori filiere del settore vitivinicolo italiano. Grazie dell'anticipazione che, eh, che è importante. Eh, Alex, allora... Eh, i messaggi che possiamo portare a Roma al vostro presidente e soprattutto al ministro eh, dopo avremo la sintesi di Paolo però come col diretti Verona eh, qual è il, il, gli elementi le parole d'ordine che ti porti di, via bah, i messaggi li abbiamo un po', un po dati nel, nel, nell'intervento fatto prima volevo solo rispondere alla sollecitazione noi non parliamo di arrivare ad avere un'autosufficienza totale dal punto di vista alimentare. È logico che eh, per alcuni prodotti dipendiamo da altri paesi, speriamo i paesi più vicini possibili, eh, ma di fatto deve esserci un principio che deve essere rispettato, che è quello della reciprocità. Quindi se noi produciamo a determinate condizioni, dal punto di vista anche della sostenibilità ambientale, così come anche dal punto di vista etico, anche i prodotti che importiamo e che poi mettiamo sul scaffale devono rispondere a queste condizioni, quindi devono rispettare gli stessi principi. Grazie. Allora io adesso voglio lasciare la parola a Paolo De Castro con la notazione del fatto che Paolo De Castro è oggi eh, l'uomo politico più competente di industria agroalimentare sicuramente d'Europa. Secondo me del mondo, ma è fatto solo due o tre volte il ministro dell'Agricoltura e è vicepresidente della Commissione Europea e Agricoltura. Quindi sinceramente non è che è qui per sbaglio è, ed è un amico oltre. No, grazie Luigi, grazie. Innanzitutto un. Un grazie a tutti quelli che ci ascoltano in sala e quelli che sono collegati. Eh, direi che eh, anche quest'anno il Festival del Futuro diciamo, ha centrato il tema no? e il tema di oggi è, ahimè, che non siamo più sicuri, non siamo più sicuri. La sicurezza alimentare sembrava una cosa scontata, hanno detto bene eh, tutti i, chi mi ha preceduto, diciamo. Eh, era scontato per cui l'industria alimentare italiana e europea si approvvigionava senza nessuna difficoltà nei mercati internazionali. Il prodotto ce n'era, era inutile non solo eh, aumentare le scorte, ma era inutile anche eh, fare contratti di filiera perché tanto si trovava tutto il prodotto che si poteva eh, avere bisogno. Oggi la situazione è drammaticamente cambiata. Intanto è cambiata per un fatto strutturale che va al di là della crisi attuale Covid e poi invasione russa in Ucraina, e cioè è dovuto al fatto che in alcuni grandi eh, paesi asiatici si è incominciato a consumare con un ritmo molto maggiore del passato, cioè i consumi alimentari in Cina, per darvi un'idea, quindi un paese con un miliardo e duecento milioni di abitanti, è incominciato ad, ad assomigliare sempre di più ai consumi occidentali. E per centinaia di anni si accontentavano di poco più di un pugno di riso e poi hanno cominciato a consumare carne e latte i consumi di carne e latte in Cina sono diventati oggi circa il 30, 40, 50% dei consumi medi europei dei paesi occidentali tanto per estremizzare questo ragionamento se dovessero arrivare ai livelli di consumo pro capite di carne e di latte dei paesi occidentali occorrerebbero circa due pianeti per poter alimentare tutti i cinesi. Se poi ci mettete gli indiani, gli mettete l'Indonesia e tutti questi paesi asiatici, vi rendete conto che il problema è veramente molto importante, come un treno che sta andando prima o poi andrà a sbattere da qualche parte, perché non possiamo permetterci consumi alimentari occidentali in tutto il mondo. Eh, però loro giustamente eh, lo pretendono quindi eh, qui la, la domanda è importante perché poi quando ci sono queste, questi shock o dovuti alla pandemia o dovuti a questa drammatica guerra ci rendiamo conto di quanto sia eh, vulnerabili quanto siano vulnerabili i settori alimentari il settore alimentare giustamente dopo le armi diceva eh, Mauro Fanin è eh, il cibo, no? tant'è vero che lo stesso cibo è utilizzato come arma e lo stiamo ahimè vedendo. Fortunatamente eh, gli approvvigionamenti stanno continuando, il porto di Odessa non è completamente bloccato, il Mar Nero continua a rifornire le navi, così come anche le ferrovie ci consentono l'approvvigionamento. Però abbiamo capito, abbiamo avuto uno shock e questo shock ci fa capire quanto sia importante rimettere al centro il tema della sicurezza alimentare, che è un tema eh, ovviamente per un paese grande esportatore, per un'Europa straordinario grande esportatore, anche questo le, eh, le slide di eh, Pantini ci ha fatto vedere chiaramente. Il primo grande esportatore mondiale è l'Europa, vicino quasi a 200 miliardi di euro, cifre veramente imponenti. Gli Stati Uniti, avete visto, stanno vicino a 150. Beh, questo ci fa capire. Che se vogliamo continuare a essere protagonisti, se vogliamo continuare ad aumentare la nostra presenza nei mercati, ad assecondare quell'amore che c'è per il Made in Italy. Noi non dobbiamo sprecare un ettaro di terra, dobbiamo cercare di mettere a cultura quanto più è possibile quella poca terra che abbiamo a disposizione, perché purtroppo è poca, ogni tanto eh, va ricordato. L'Italia per il 75% è collina e montagna. Eh. Avete visto metà della Francia, poco di più della metà della Spagna, cioè non abbiamo tanta terra quanto ce l'hanno i nostri partner europei. Però quella che abbiamo la dobbiamo utilizzare tutta e anche tanta che abbiamo sprecato in passato la possiamo recuperare. E come lo dobbiamo fare? Guardate che gli agricoltori sono svelti, lo dico ai tanti giovani che ci stanno ascoltando, se i prezzi danno convenienza immediatamente si mettono a coltivare. Lo abbiamo visto per esempio con il latte, no? eravamo strutturalmente deficitari della produzione di latte in Italia. C'era questa importazione di latte bavarese, qualcuno li chiamava i lattodotti dalla Baviera. Adesso eh, con l'eliminazione delle quote e con un poco di, eh, di soddisfazione che c'è stata soprattutto per il latte trasformato in formaggi, siamo arrivati all'85% di adapprovvigionamento di latte, nonostante esportiamo tanto, tanto formaggio in giro per il mondo. Tra Grana Padano, Parmigiano Reggiano, i formaggi... A denominazione abbiamo superato largamente i 2 miliardi e mezzo di export. Correggimi, Denis. È chiaro che se esportiamo 2 miliardi e mezzo di formaggi, più di 2 miliardi di pasta, esportiamo 7 miliardi di vino, è evidente che lì dove l'esportazione uh, cresce con questi ritmi, beh, non sempre siamo capaci di produrci tutta la materia prima, questo è evidente. Allora, in questo scenario diventa fondamentale quell'alleanza tra mondo agricolo e mondo della trasformazione, che può dare soddisfazione nei mercati internazionali, ma anche soddisfazione all'intera filiera produttiva. Ovviamente, gestendo bene il valore, come ci ricordava Luigi, in maniera puntuale, bisogna che questo valore sia distribuito dentro la filiera in maniera equa. Ma è proprio per questo che si stanno affermando, si stanno eh, sempre più diffondendo questi contratti di filiera. Che sono questi contratti? Sono un modo per far dialogare in maniera strutturale il mondo della produzione agricola con il mondo della trasformazione. Allora l'agricoltore ha un prezzo garantito e una certezza di collocazione del prodotto e il mondo dell'industria ha una certezza di approvvigionamento rispetto a un mercato che dà sempre più incertezze. Quindi su questo tema si sta lavorando molto, Alex ricordava la, la Filiera Italia che è nata con questo scopo e ancora di più dobbiamo favorire quanto è più possibile questo dialogo. Guardate che oggi è, non è soltanto un fatto di orgoglio nazionale, ma la differenziazione, l'elemento distintivo che ci rende poi anche vincenti nei mercati internazionali. E eh è legato proprio alla produzione dell'intera filiera, dal, dal prodotto agricolo fino al prodotto industriale, perché poi queste caratteristiche organolettiche ci sono, eh? perché altrimenti non si spiega perché c'è tanto Italian sounding nel mondo. No? Cos'è l'Italian sounding? I prodotti copiati che ci sono in giro per il mondo. Mica c'è il German sounding, non è molto diffuso, diciamo, ecco, il, il French sounding, forse qualcosina c'è. Ma certo l'Italian Sounding è talmente diffuso che si stima che ci sia addirittura più di 100 miliardi di euro di prodotto in giro per il mondo, prodotto italiano copiato. Ma basta andare nelle, negli Stati Uniti, che forse è la patria dell'Italian Sounding, per divertirsi. Io sono stato di recente alla Fancy Food di New York, la più importante fiera agroalimentare americana, dove c'è un trionfo di prodotti italiani copiati: bandierine, Colosseo. E, allora è evidente che di fronte a questa domanda noi ci dobbiamo organizzare per costruire filiere sempre più integrate e che portino però ecco, quel valore nei nostri, nei nostri territori. Purtroppo però c'è un altro problema e qui è stato detto molto bene all'inizio da Denis Piantini, c'è cioè, un problema non solo di quantità di risorse, perché la terra disponibile è quella che è, ma c'è anche un problema drammatico di disponibilità di acqua, non c'è acqua, eh, non è solo il fatto di questo, quest'anno è stato drammatico, però non è quest'anno perché se lo guardate nel lungo periodo, negli ultimi 30 anni con le temperature che aumentano, la disponibilità di acqua che cala, noi siamo veramente in una situazione complicata, quello che fa rabbia è che sprechiamo anche l'acqua che, che arriva sulla nostra, sulla nostra Italia perché ne buttiamo via più della metà cioè non riusciamo a trattenerla quest'acqua, non riusciamo ad avere una rete di invasi che riesca a trattenere l'acqua e poi utilizzarla perché da noi fare agricoltura senza irrigazione è impossibile. Allora il problema è Oggi ci troviamo in una condizione particolarmente fortunata dal punto di vista delle risorse finanziarie perché c'è questo famoso PNRR, queste risorse che ci ha dato l'Europa per, per post-Covid che ci consentono davvero di utilizzarle per finalmente recuperare in questo grande progetto, questo grande piano invasi, recuperare quanto più è possibile. L'acqua che piove sui eh, nostri terreni e soprattutto evitare di sprecarla, come purtroppo avviene, specie in alcune zone del paese. Penso alla rete degli acquedotti e delle strutture irrigue in molte regioni del Mezzogiorno, dove si arriva veramente a buttare a mare tantissimi milioni di metri cubi d'acqua. Oggi non possiamo più permettercelo. Allora, tutto questo discorso tiene le infrastrutture che servono per costruire le condizioni, valorizzare al massimo la nostra terra disponibile, sprecarne il meno possibile, purtroppo abbiamo visto quanto ne sprechiamo, non è che significa bloccare... Eh, diciamo la costruzione, de... non no, 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 dobbiamo pensare a dei vini. Dobbiamo pensare a non fare degli errori. No? Pensate, per esempio, all'occupazione di pannelli fotovoltaici su terreni, su terreni che possono essere invece coltivati. No? È assurdo quando abbiamo tanti tetti che possiamo riempire di pannelli fotovoltaici non solo le industrie, non solo le case, ma anche spazi che abbiamo o di zone non coltivabili. Ecco, dovremmo avere una cultura. Della valorizzazione della nostra terra, valorizzando quanto è più possibile le risorse naturali scarse che abbiamo. Dopodiché è evidente, è evidente che, con quasi eh, 60 miliardi e 57, non so quanto arriveremo mettendo assieme tutto l'agroalimentare italiano quest'anno 2022, non c'è dubbio che eh, avremo bisogno di materie prime. E da questo punto di vista, veramente, Mauro Fanil prima lanciava questa idea. Del, delle proteine italiane, che è veramente assurdo, no? tanta produzione nazionale, più di un milione di tonnellate. Pensate, più di un milione di tonnellate di soia prodotta in Italia che va in Germania, in Austria, in Svizzera, e poi ne dobbiamo importare 3 milioni di tonnellate dall'America Latina. No? Beh, perché noi dobbiamo far fare il giro in tutto il mondo, decine di migliaia di chilometri a questa soia? Valorizziamo la soia italiana, no? cerchiamo di fare un piano proteico europeo dico io innanzitutto, ma italiano, per valorizzare quella che abbiamo, per dare soddisfazione agli agricoltori, perché evidentemente poi ci dobbiamo mettere d'accordo sul prezzo, però questo sarebbe un enorme vantaggio di carattere ambientale, di carattere per l'agricoltura e anche per la nostra industria che potrà avere del prodotto fatto in loco, di cui garantisce, conosce tutti i passaggi, tutte le regole, tutti quegli standard che ci hanno fatto diventare poi un'area così eh, desiderata da tante parti del mondo. Quindi siamo in una fase importante. Le regole europee certamente spingono... Verso una sempre maggiore attenzione all'ambiente e alla sostenibilità, però noi eh, le dobbiamo gestire, le dobbiamo realizzare questa transizione ecologica tenendo conto evidentemente che occorre dare agli agricoltori delle alternative, perché tutti l'altro giorno dicevamo proprio al forum eh, internazionale che si è tenuto questi giorni a Roma, dicevamo al commissario polacco Vacecoschi, ma anche allo stesso commissario Timmerman che ha avuto, devo dire, il coraggio di collegare, dico il coraggio perché insomma è un po' criticato dal mondo agricolo europeo, e gli abbiamo detto il problema non è ridurre la chimica, e chi è che non vuol ridurre la chimica? Noi vogliamo zero fitofarmaci, però ci devi dare delle alternative perché se no si dà l'idea, ragazzi si dà l'idea che agli agricoltori gli piace buttare la chimica, non è così, eh? gli agricoltori usano la chimica per combattere le malattie, quindi se tu vuoi dire agricoltori basta chimica, benissimo, dimmi come devo fare. Ecco per esempio le innovazioni genetiche, abbiamo delle innovazioni genetiche straordinarie che ci consentono di fare piante resistenti, quindi combattono le malattie per via genetica, non per via chimica e queste tecnologie le abbiamo in Italia, le abbiamo da noi, le abbiamo a Rauscedo, non molti chilometri lontani da qui, i vivaisti di Rauscedo sono in grado di fare cloni di vite resistenti alla peronospora, all'oidio come sa bene Pierluigi, Però la legge europea, i regolamenti europei le trattano come se fossero OGM, che invece OGM non sono, perché non sono mix di geni, sono uh, uh, miglioramenti genetici intraspecie, TEA, tecniche di evoluzione assistita. L'Europa, abbiamo detto, dacci queste possibilità e saremo in grado di utilizzare meno chimica. Ecco allora, diciamo, la sfida di oggi qual è? Va bene lanciare il cuore oltre l'ostacolo, va bene, però darci anche gli strumenti per, per poterci arrivare ed è quello che stiamo cercando di fare in Europa, è quello che con questi nuovi adattamenti, ieri l'abbiamo detto, tra l'altro c'erano molti colleghi parlamentari europei, non solo italiani. In questo forum abbiamo detto proprio esattamente quello. Lavoriamo per creare le condizioni, però senza mettere in ginocchio, perché i dati che ci mostrava Denis, non possiamo certo ridurre la produzione europea del 20%, anche perché poi la dovremmo importare da chi quegli standard non rispetta. Quindi, eh, il tema è veramente uno dei grandi temi del momento a livello internazionale, troviamo la soluzione tutti insieme per cercare di trasformare questo settore sempre di più in quella straordinaria leva economica, culturale e sociale, perché sono tanti posti di lavoro di cui tutti abbiamo bisogno. Grazie davvero a tutti, ancora una volta. Bene. Allora, abbiamo, abbiamo concluso con una parola di, di, di speranza e un bel approfondimento, e quindi vorrei ringraziare nell'ordine Paolo De Castro, che è il nostro, il nostro amico, Alex Vantini, eh, Denis Pantini, Ettore Prandini in collegamento, Mauro Fanin, Pierluigi Bolla. Grazie a tutti dei de, 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 de vostri pensieri, dei vostri commenti e di averci trasferito il vostro entusiasmo. Grazie. Grazie, Grazie a voi. you